Bentornati sul mio canale, scusate l'attesa ma finalmente è arrivato il secondo video informativo. La scorsa volta abbiamo fatto il video sul Fursona che vi ricordo di andare a guardare, questa volta invece riguarda il Furry Fandom. Essendo uno dei fandom più fraintesi e pieno di pregiudizi ho deciso di fare questo video per chiarire e informare, dal semplice curioso al furry stesso fino all'hater, di alcuni aspetti spesso ignorati o sottovalutati del Furry Fandom. Il Furry Fandom è una subcultura, un insieme di persone con un interesse in comune, in questo caso per gli animali antropomorfi, quindi in poche parole per animali con caratteristiche e personalità umane, proprio come i personaggi dei cartoni che ci accompagnano fin dalla più tenera età. Un esempio? Simba e anche Robin Hood. Dagli anni 80 il termine furry sta ad indicare gli animali antropomorfi e nonostante furry in inglese voglia dire peloso, non si escludono gli altri animali come gli uccelli e i rettili. Il furry fandom è altrettanto valido quanto gli altri, come ad esempio quello della Marvel o di Star Wars, e proprio come questi, a ogni persona può interessare uno o più aspetti di questo fandom. Come potrebbe essere i film, i libri, semplicemente il cosplay nel caso degli otaku. Per i furry vale lo stesso, ci sono i fursuiter, gli artisti, i musicisti e tantissimi altri aspetti. Quindi ogni persona potrebbe interessare qualcosa di specifico oppure più aspetti del fandom. Ed è proprio l'aspetto creativo del fandom che mi piace tantissimo e secondo me è molto importante sottolinearlo. Fermiamoci un secondo a pensare quanti normi, quindi persone non appartenenti al furry fandom, commissionerebbero un quadro a un artista o qualche oggetto personalizzato non costruito industrialmente, come nel caso dei peluche che ho commissionato a Nixie. Ve li ricordate? Ci ho fatto un video, un unboxing, quindi mi raccomando andate assolutamente a guardarlo, perché sotto troverete tutti i link utili per magari farvi commissionare una di queste meraviglie. Non sono bellissimi? Bene, un altro esempio. Ho moltissimi amici che magari avevano studiato qualcos'altro, o magari come me, che facevano i disegnini durante le lezioni, o magari venivano sgridati dai genitori perché dovevano smettere di disegnare, perché non li avrebbe mai portati a niente. E invece adesso sono artisti di professione, che fanno quindi ciò che amano e che hanno sempre voluto fare. Quindi non demordete, potete fare un sacco di pratiche e troverete tantissimo sostegno se siete degli artisti. Un'altra professione molto molto presente nel fandom è il fursuit maker, come nel caso di Stuffed Tales. Prendo lei come esempio perché appunto ho fatto un altro video, un unboxing, che ho già pubblicato sul canale. Vi invito anche in questo caso di andare a guardare il video, perché sotto troverete tutti i link utili per contattarla e magari farvi commissionare una di queste meraviglie. Questi sono solo alcuni dei suoi lavori, ma non sono stupendi. Quindi mi raccomando, andate a buttare un occhio. Riassumendo, se tu hai un po' di creatività, qua potresti trovarti molto bene, perché ti permette proprio di dare sfogo a questo tuo lato, come in altri posti magari non riusciresti a fare. Un altro aspetto che ammiro particolarmente del fandom è la mentalità aperta, cosa da non dare per scontata anche se siamo nel 2021. Su Instagram, in un sondaggio, molti mi hanno risposto che il fandom li ha aiutati a ritrovare ed essere se stessi, soprattutto nell'identità sessuale. Infatti, solo un terzo del fandom è etero, il restante si trova da qualche parte nello spettro della LGBT community, molto presente e sostenuta. Il fandom, d'altro canto, ti permette di crearti il fursona, e quindi di scegliere il nome, il sesso e la specie. Quindi di trovare la tua vera identità. Per spiegarvelo meglio, vi faccio un altro esempio. Nel caso del cosplay, magari sei un fan della Marvel, tu vai a una fiera e ti travesti magari dal tuo supereroe preferito. Quindi poi cerchi di agire, comportarti come lui, essere questo supereroe, no? Mentre nel caso dei furry, noi creiamo o commissioniamo appunto le fursuit per poter dar vita al nostro fursona, o sì, personaggio, per diventare il nostro vero io. Quindi c'è chi mette la maschera per diventare qualcun altro e nel nostro caso invece mettiamo la maschera per diventare il nostro vero io. Ecco, ci tenevo a sottolineare questo aspetto perché è molto importante e perché appunto aiuta tantissimo le persone.
ma ribadisco che non serve né avere un fursona né una fursuit. Come ho spiegato prima, vi sono così tanti punti di interesse nel fandom che un posticino dove condividere ciò che interessa a voi lo troverete sicuramente. Inoltre, faccio presente che ha aiutato tantissimi appunto a superare la solitudine, la depressione e, come dicevo prima, grazie alla fursuit anche a combattere l'ansia sociale, trovando una community che non li facesse più sentire come i diversi, ma facendoli sentire far parte di qualcosa. E la trovo magnifica come cosa. Quindi ignorate gli haters, purtroppo le cose cattive fanno più rumore di quelle positive. Ma bisogna ricordarsi che una mela marcia non rovina tutto il raccolto, e sì, purtroppo capita di inciampare su qualche persona poco raccomandabile. Purtroppo, appunto. Ma fate attenzione e girateci al largo. Internet è comunque una piattaforma dove bisogna stare attenti, soprattutto i più piccoli, che sono una buona percentuale del fandom. Tornando agli aspetti positivi, molta gente ignora anche tutte le raccolte fondi fatte dai furri, per ospedali, centri di recupero e riserve per gli animali. Un esempio, nel 2017, contando soltanto 20 tra le con di tutto il mondo dedicate ai furri, sono stati raccolti oltre 415.000 dollari da donare. Mi sembra una buona somma, contando che sono solo le 20 di tutte quelle che in realtà ci sono al mondo. A proposito di 20 furri, anche in Italia ne abbiamo attualmente solo una, Furizon. Per il resto noi ci appoggiamo soprattutto alle fiere cosplay, quindi nelle prossime fiere cosplay buttate un'occhiata, forse potrebbe esserci qualche furry tra di voi. Ma riguardo ciò ne faremo un video dedicato, perché so che molti di voi pensavano di essere soli in Italia e invece scoprono che ci sono eventi e meet durante appunto anche le fiere cosplay che magari si tengono proprio nel vostro paese. Comunque concludiamo il discorso dicendo che viviamo in una grande menzogna, quotidianamente, dove ci dicono che c'è da una parte il bene e dall'altra il male, dove i nemici sono coloro che sono diversi da noi, ma bisogna ricordarsi che siamo tutti esseri umani, anch'io sotto questa fursuit, indipendentemente da ciò che facciamo, scegliamo o dal fandom a cui apparteniamo. Vorrei tantissimo dirvi che il fandom è un posto perfetto, dove tutti vanno d'accordo, si guadagna disegnando e creando cose belle e tutti possono essere ciò che vogliono. Ma non è così. Perché siamo persone con pregi, difetti, simpatie e caratteri diversi. Ci sono anche tante mele marce, appunto, ma anche tante, tante buone persone di cuore, proprio. Non è facile, ma neanche impossibile, però provateci. Siate voi stessi sempre ed andate oltre i pregiudizi. Se non fate male a nessuno e vi fa sentire bene, allora non nascondetevi. E ricordatevi che un hobby non serve fare un coming out, né dichiarare guerra a chi magari non vuole condividere o non accetta questa vostra passione. Siate migliori degli haters. Il cambiamento per far vedere un po' meglio il fandom, per quanto possibile, parte da ognuno di voi, eppure da me. Ed ecco perché ho deciso di fare questo progetto e di fare questo video. Ci tengo molto. Lo so, non sarà mai un'utopia, un mondo perfetto, come ho detto prima, ma proprio perché siamo persone, non perché siamo furri. Quindi io mi auguro che questo video possa aiutare qualcuno a portare dei pro quando magari spiegano cos'è il furry fandom e magari aiutare qualcuno in qualche modo a sentirsi meno in dovere di nascondersi, ma di essere se stessi. Perché non c'è cosa peggiore che negare la nostra identità. Detto ciò, ragazzi, andate a comprare delle camicie a quadri, che è stagione buona questa, e ricordatevi di iscrivervi al canale Twitch, che la prossima settimana ci saranno degli unboxing molto interessanti. E se volete sapere quando faccio le live e gli unboxing, mi raccomando seguitemi su Instagram e soprattutto sul canale Telegram. Trovate tutti i link in descrizione e molto altro. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video, forse sarà sui beige. E quindi vi aspetto.